Pronto alla punizione Litovchenko. Palla in aria, il colpo di testa di Kuznetsov e poi il gol di Beranov. Approfitta del tocco di Kuzin che non riesce a liberare ed è proprio il principe Igor Belanov che porta in vantaggio la Dinamo Kiev al settimo minuto. Si presenta così in Italia Igor Belanov, semmai ci fosse stato bisogno di una presentazione. Vediamo il replay, la punizione di Litovchenko, indisturbato all'eccesso. Kuznetsov respinge come al centro di una polemica di mercato. Tocca lo stesso Poli per Lorenzo che si gira, ribattuto ball, Rubio ed è costretto ad un intervento miracoloso. Chanov negando la gioia del gol. Rubio, eccolo qui, Viktor Chanov, secondo di Dasayev in nazionale. Rivedremo il suo intervento. Ribattuta la conclusione di Lorenzo, Rubio batte, catalizzatore, autentico playmaker di tutte le azioni del Bologna. Poli sull'uscita di Chanov, costretto a salvare Demianenko. Ottimo il tempo scelto da Fabio Poli, forse avventato all'uscita di Viktor Chanov. Rivediamo, buono il semipallonetto di Poli a liberare. Recupera palla la Dinamo Kiev, Protasov. Tocco vellutato per Litovchenko, avanza Litovchenko, cede a Belanov, entra in aria Belanov e poi il tocco per Demianenko. C'è però il fuorigioco, offside per Demianenko, un'ingenuità di Belanov che poteva concludere, non si è accorto che il compagno era in posizione irregolare. Rivediamo, entra in aria Belanov, un eccesso di altruismo. Poi Rubio anticipato da Bessonov, ancora Bessonov, entra in aria, l'appoggio per Mikhailichenko, rete, rete, ha raddoppiato Mikhailichenko al quindicesimo. Alexei Mikhailichenko, 25 anni, 11 presenze, 2 reti nella nazionale per lui. Rivediamo l'intervento deciso ma regolare di Bessonov, il tocco prezioso di Belanov, entra in aria Bessonov. Passaggio illuminante per il tocco per Poli, lo scambio con Lorenzo, ancora Poli, Kuznetsov, Poli e poi la palla termina in qualche modo tra le braccia di Chanov, sicuramente l'uomo più in forma del Bologna, Fabio Poli. Ora c'è il recupero di Ottoni che perde però il contrasto, il palo salva Kuzin. Incontenibile letteralmente la Dinamo Kiev. Vedete il tocco di Protasov che termina sotto una squadra così forte. Beh, noi abbiamo avuto. Noi abbiamo avuto la dimostrazione. Questi sono, mi sembra, 8 o 9 giocatori che hanno giocato a Stoccarda, se non sbaglio. Per cui Kuznetsov. Kuznetsov. Infatti contro di loro a Stoccarda abbiamo un attimino sofferto, infatti abbiamo perso 2-0 contro di loro, non lo so cosa bisogna fare. Però a febbraio che loro erano un attimino così. Pericoloso intanto Rubio in avanti, il tocco non riesce a superare Chanov, riuscita a recuperare Mikhailichenko. Non so, si parla tanto adesso mentre vediamo il replay ancora dell'azione condotta da Rubio. Si fa tanto parlare di questo arrivo di Zavarov. Rubio sovrastato dagli avanti sovietici, si distende ancora e c'è il terzo gol, incontenibile letteralmente. La formazione sovietica si trovano a memoria la rete di Bessonov. Rivediamo il replay del gol, ecco. La grande giocata di Protasov che è sicuramente uno degli attaccanti europei di maggior rilievo e spicco, infatti guarda come difende la palla, magari subisce anche fallo ma riesce ad andare via, poi gioca questo splendido assist per Bessonov. Sono sempre loro che vanno avanti e indietro per l'Europa, per cui è chiaro che si trovano occhi chiusi, ogni tanto sbagliano anche loro. Cerca di approfittarne il Bologna, Rubio in aria, le sue finte, la conclusione, Chanov e poi in due tempi riesce a recuperare sulla correre di Pecci. Si sta muovendo bene
il passero, come viene chiamato Rubio, vedete le sue finte, poi colpisce UEFA. Squadra di Lobanowski che però tornerà sicuramente nelle competizioni europee della prossima stagione. Il cross di Lorenzo, la conclusione al volo, applaudita dal pubblico che però si perde al lato, tentato Quaggiotto che vediamo inquadrato. Non riesce comunque il Bologna a trovare dei varchi. Ah, no, il Bologna si sta dando da fare, che ad esempio qui Quaggiotto è stato bravo, è stato sicuramente uomo cardine. E ancora un suggerimento preziosissimo di Zavarov, si distende ancora la Dinamo Kiev, il aiuto, traversone per Belanov, il tocco vellutato ed è il 4-0 di Igor Belanov, letteralmente incontenibile, al pari di tutta la squadra, calcio spettacolo qui a Livorno con la Dinamo Kiev. Rivediamo l'azione. Molto, molto bella, due cambi di campo, uno bellissimo di Zavarov a pescare Demianenko sulla sinistra e Demianenko a controcross per Belanov che è al volo, magari un po' sporco però. Verso Lorenzo. Appoggio per Rubio. Ancora il cileno in aria, si destreggia, poi va alla conclusione. Chanov a branca sicuro. Ha già spistato per Razzi. Protasov subisce la carica di Pecimesa, alla battuta Rubio, parte l'angolo basso, Poli, Pecci, il tocco per De Mol, grossa confusione in aria, poi pallone termina oltre la linea di fondo, sarà ancora calcio d'angolo, rivediamo Pecci in area di rigore, si destreggia bene, poi ritarda forse la conclusione, appoggia a De Mol, ribatte, tocco di Raz, ancora Raz, stupendo il suggerimento per Zavarov, alle prese con Sorrentino che riesce in qualche modo, poi si lancia all'inseguimento del pallone, è riuscito a fermare gli avanti della Dinamo Kiev, l'azione personale, eccolo ancora, vedete che si lancia alla ricerca del pallone, batte in dribbling di Litovchenko, poi è battuto sullo scatto da perde il tempo buono, riconquista palla però Belanov, ancora per Raz, ancora un'apertura notevolissima per Mikhailchenko, riesce a filtrare, favorisce Litovchenko, la conclusione, la palla termina in rete, all'arbitro aveva fischiato il gioco fermo, aveva messo dentro Protasov. Rivedremo sicuramente l'azione, ecco Protasov puntuale, il replay, Mikhailchenko, l'appoggio per Litovchenko, vedete come guardi al centro dell'area, arriva Protasov, respinge Sorrentino, poi la palla termina in rete, intanto capovolgimento di fronte, mentre rivediamo ancora il replay, la respinta di Sorrentino, poi la palla per chiudere il triangolo, si distende ancora una volta la Dinamo, calma, Zavarov, retra, non farti superare così. Avete sentito il commento di Maifredi? Ancora uno stupendo insert audio della regia, veramente gustose questi commenti di Maifredi. E poi la conclusione, c'è il gol! A rassegno ancora la Dinamo Kiev, veramente incontenibile. La conclusione al volo è di Litovchenko, vedete come di prima intenzione batta la soddisfazione del gol. In avanti Belanov, lo controlla De Mol, traversone di Belanov per Protasov, costringe al volo plastico Sorrentino, Oleg Protasov si sta ergendo a protagonista positivo, Roberto Sorrentino. Il cross di Belanov ha staccato, libera sicuro Luppi, poi si invola Lorenzo, cede a Rubio, a tu per tu con Chanov che chiude molto bene lo specchio della porta al cileno, grossa occasione per il Bologna, capitata ai piedi di Rubio, rivediamo l'assist sicuramente interessante di Lorenzo, entra in aria Rubio, chiude però benissimo Chanov,
probabilmente uno dei tante stelle, e c'è addirittura un tentativo da lunghissima distanza dalla propria metà campo. Stringara ha suggerito il passaggio, Lorenzo che riceve, al problema di voltarsi c'è da De Mol, il traversone che diventa poi un tiro, costretto a deviare in angolo Chanov, anno nel campionato italiano. Ecco il suo tiro cross su cui è costretto a liberare, quindi calcio di punizione, posizione favorevole, il gioco però era fermo, voleva riprendere a sorpresa il Bologna. Vedete ora che Chanov chiede l'ammonizione, grosso spirito agonistico anche per un match amichevole come era. Sulla palla Pecci va alla conclusione, Stringara si accartoccia sul pallone, Chanov abbrancando con sicurezza la sfera. Rivediamo ancora il replay, partito il destro di Stringara, poggia per la corrente Stringara, fronteggiato da Kuznetsov, libera il destro, Stringara respinge, poi abbranca il pallone, salvando quindi in due tempi Chanov. Ecco il replay del tiro di Stringara, che sta cercando con insistenza la conclusione da lunga distanza. Si fa trovare a termine della gara Giannetti, traversone, e c'è il colpo di testa e il gol di Rubio, proprio lui, un gol meritato del Passero, un giocatore che con insistenza ha tentato la via della rete, è riuscito al fine Ugo Edoardo Rubio, figlio d'arte, a trovare il gol della bandiera, gol meritato per il Bologna di testa, ha battuto l'incolpevole Chanov. Rivediamo ancora Rubio, un figlio d'arte, suo padre il defunto. Certamente nel campionato italiano comunque anche la zona di Mayfredi dovrebbe essere resa un pochino più solida al centro. Parte Kuznetsov, un velo per Litovchenko ed è ancora un gol. Litovchenko trasforma un calcio di punizione con una botta imparabile, ha sfruttato il velo di Kuznetsov e poi ha piegato letteralmente le mani a Sorrentino. Sì. Rivediamo. Violentissimo, forse con una leggera deviazione in barriera, vediamo. No, vedete che la gente apprezza moltissimo perché ci sono un sacco di gol, di occasioni da gol e di bel gioco. C'è il fischio finale dell'arbitro, il signor Cornieti, tutti negli spogliatoi. 6-1 quindi per la Dinamo Kiev. Io ringrazio ancora una volta per la sua collaborazione puntuale Gianni Mura di Repubblica.